Benvenuti a tutti, io sono il dottor Alberto Molteni e oggi ho il grande piacere di avere come ospite il dottor Alessandro Iachetti. Ciao Alessandro. Alberto, grazie di avermi invitato. Lui è uno specialista in medicina d'emergenza urgenza e sarà con noi oggi per un compito veramente difficile. Come avevo detto più volte nelle live e nei video, è importantissima la formazione, quindi lui ci darà delle indicazioni fondamentali per il personale sanitario, per chiunque debba vedere, gestire e affrontare l'emergenza del nuovo coronavirus. Quindi con lui andremo ad analizzare la presentazione clinica, che cosa fa, cosa si fa sul territorio, eccetera, eccetera. Non vi voglio rovinare la sorpresa e allora comincio subito a chiedere ad Alessandro. Ne sentiamo parlare tutti i giorni. Ma la vera presentazione clinica, come si presenta un paziente che è affetto dal SARS-CoV-2? Allora, intanto, purtroppo i sintomi sono quelli più aspecifici, nel senso che soprattutto nel periodo influenzale erano molto simili a quelli dei sindromi, diciamo, influenzali. In letteratura comunque, ma anche nella clinica quotidiana, noi vediamo essenzialmente pazienti con febbre. La febbre è descritta tra il 40 e il 90% dei pazienti con coronavirus, quindi con Covid-19. E sintomi aspecifici che hanno poi percentuali diverse, comunque che vanno dalle mialgie, dalle artralgie, dal mal di testa che c'è presente comunque in un 10-15% dei casi, e l'altro grosso sintomo insieme invece alla febbre sono essenzialmente sintomi respiratori, possono essere o sintomi delle alpi aeree. Quindi possiamo avere la rinorrea, il mal di gola, eccetera, che sono di solito più in misura minore, ma in realtà i sintomi respiratori più importanti, che sono anche quelli un po' più preoccupanti, sono quelli del tratto respiratorio inferiore, quindi sono essenzialmente la dispnea, sia la dispnea a riposo, ma anche dispnea da sforzo. Quindi, anzi, la dispnea da sforzo è uno di quei sintomi precoci per cui magari il paziente cammina, cioè anche a riposo potrebbe essere, come dire, non avvertire molto la difficoltà respiratoria, però poi li facciamo camminare poco e loro tendono a desaturare oppure tendono ad avvertire proprio questo senso di affaticamento. La tosse è un altro di quei sintomi, è una tosse abbastanza secca, stizzosa, abbastanza riconoscibile, è una tosse virale come tante, però appunto è una tosse senza catarro, senza aspettativa. Più o meno sono i sintomi principali per questi pazienti. E tra questi ce n'è qualcuno che ci fa, diciamo, drizzare le orecchie in modo particolare, cioè quando tu hai quel sintomo A, sospetti e B, sei un po' più preoccupato nei confronti di questo paziente? Esatto, allora tra questi essenzialmente ci sono due sintomi essenzialmente che sono pericolosi, che sono la febbre remittente che persiste però per diversi giorni, quindi è un segno che la malattia progredisce rapidamente, quindi sono febbre di solito superiori ai 38 e sono febbri molto debilitanti per il paziente sia sul piano fisico che sul piano respiratorio. E l'altro sintomo è appunto la dispnea, che è poi il vero rischio di questa malattia, cioè la difficoltà respiratoria e l'insufficienza respiratoria. Tra i red flag, forse quello più utile da avere è proprio la dispnea da sforzo, sia come sintomo precoce che come sintomo di allerta, nel senso che un paziente che è a riposo, satura magari 98, spesso hanno queste ipossie silenti, quindi a riposo ne avvertono poco, tendono ad avere valori di PaO2 più bassi del normale, appena hanno un po' di sforzo, che può essere anche fare il corridoio avanti e indietro, in realtà avvertono questa difficoltà respiratoria. Questo è un segno prognostico anche che è una malattia brutta e di solito sono malati che poi tendiamo a ospedalizzare. Ok, quindi un punto importante è la febbre, che uno non si deve aspettare quel febbrone che rimane sempre alto, insomma, deve, anche se il paziente dice ma ieri sono stato male, oggi sono stato un po' meglio, quello non è una cosa che ci deve far stare tra virgolette tranquilli, ma invece è qualche cosa che ci deve far proprio pensare a questo. E poi tu hai sottolineato in maniera molto precisa e molto puntuale il fatto che la dispnea è per minimi sforzi, quindi è importante anche fare il cosiddetto test del cammino, giusto? Esatto. Il test del cammino non va inteso per forza come il 6 minute walking test, nel senso che non è necessario far camminare i pazienti per 6 minuti, a volte basta farli camminare per veramente qualche decina di metri e con un saturimetro, che è un oggetto ormai di comune utilizzo che si trova bene anche sul territorio, e già questo è una stratificazione prognostica. Se il paziente desatura,
allo sforzo, al cammino, questo è un paziente che verrà ricoverato in ospedale, non viene rimesso. Ok, hai parlato di territorio. Facciamo finta di essere sul territorio, quindi per i neoabilitati pensiamo che stiamo dando una mano al medico di medicina generale o che siamo a dargli una mano a prescindere. Quindi che cosa Ora, dobbiamo fare? continuità assistenziale. Esatto, esattamente. Quindi Siamo che... passati tutti, ragazzi, ci siamo passati tutti. vi siamo vicini. Siamo vicini. Che cosa dobbiamo guardare e come ci dobbiamo comportare con questi pazienti di cui abbiamo il sospetto o che sappiamo che abbiamo un alto indice di sospetto, quindi praticamente che anche senza tampone sappiamo che verosimilmente sono pazienti, Covid. Positivi. Esatto, allora io vorrei spezzare una lancia proprio subito sul discorso del tampone, nel senso che in realtà il tampone ha una sensibilità piuttosto bassa, tra il 60 e l'80% a seconda dei casi, negli asintomatici tende a essere bassa. Quindi pur avendo un'alta specificità, questa sensibilità attorno al 60-70% è pericolosa perché potrebbe falsamente rassicurarci. Un paziente con un tampone negativo ha 3 o 4 possibilità su 10 di essere un paziente falso negativo. Motivo per cui secondo me questa strategia di tamponare tutti non necessariamente potrebbe premiare perché il rischio è che molti passino sotto silenzio come falsi negativi. Io ho la sensazione che questi pazienti anche con un tampone negativo poi potrebbero abbassare la guardia perché gli viene detto che sono negativi a questo punto perché non uscire, perché tenere la mascherina piuttosto che. Quindi questo preferivo precisarlo subito. Il rischio appunto di andare a vedere pazienti o non ancora tamponati o con tampone negativo a domicilio ma che ancora presentano i sintomi. Dal mio punto di vista, anche in termini dei numeri che abbiamo visto, è meglio considerare positivi tutti i pazienti, sia in termini che presentano i sintomi, intendo ovviamente, a prescindere da un esito di un tampone, né bisogna premere per fare questo tampone a tutti i costi, perché se il paziente ha la clinica, per noi il paziente è da considerarsi positivo. Detto questo, per aiutare i ragazzi o i meno giovani comunque che sono sul territorio, bisogna sempre usare. So che è un grosso dilemma i dispositivi di protezione individuale, quindi mi raccomando, cioè prima di approcciarsi a qualsiasi malato, anche se vi dicono che è un tampone negativo proprio per quello che dicevo prima, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è la cosa migliore. Vi ricordo che il miglior dispositivo di protezione individuale in questo senso è mettere anche una mascherina al paziente. Una mascherina chirurgica al paziente e dei guanti sono sufficienti perlomeno per contenere la sua contagiosità. Poi è chiaro che noi dovremmo indossare tutti i dispositivi e non starò ad aprire una parentesi su questo. Detto questo, l'approccio è essenzialmente quello. Quindi l'obiettività clinica in realtà è spesso negativa, a volte c'è un murmure vescolare abbastanza aspro. Delle volte nei quali un po' più impegnati sentiamo delle crepitazioni che sono di solito diffuse. Per chi ha la possibilità sul territorio, e sono pochi, però meglio precisarlo, a volte l'ecografia del torace, anche con un Buscano di quelli piccoli, potrebbe aiutarvi molto perché il quadro, il pattern ecografico è abbastanza facile, si vedono parecchie linee B, per chi è del mestiere sa di che cosa parlo, per gli altri un invito, come dire, ad approcciarsi a una metodica ecografica, quindi sono delle linee che vediamo in verticale. Come delle code, come delle scie di cometa, quando appoggiamo la nostra sonda sul torace. Questo è un pattern abbastanza tipico delle polmoniti interstiziali, di tante anche altre cose, però è giusto in un paziente sospetto, questo ci può indicare. E l'altra cosa, quindi dal punto di vista clinico rischiamo di avere un'obiettività Un'unità clinica negativa. silente, e invece quello che ci può veramente aiutare è avere un saturimetro da dito anche portatile e guardare o una desaturazione a riposo. Una desaturazione da sforzo, come dicevo, facendo semplicemente camminare il paziente, questo è uno di quegli strumenti che sul territorio ci può aiutare tanto. È una cosa che può essere fatta anche per telefono, se alcuni pazienti hanno a disposizione dei saturimetri, mi è già capitato di, come dire, indicare al telefono questi pazienti di provare una sovrasaturazione, una paziente che tende a essere tachicardico e desaturare anche a riposo, un paziente che sicuramente merita l'intervento del 112 e un accesso ospedaliero. Altra cosa appunto è anche farli camminare, anche solo con quello che hanno in casa, il corridoio, la cucina, gli si fa fare un po' di metri, si valuta se effettivamente c'è una risposta, c'è una desaturazione. In quel caso, anche se magari meno severo, il paziente a riposo non desatura, è indicata l'ospedalizzazione. Quindi facciamo conto che io sono in continuità assistenziale, ricevo la chiamata. Che cosa veramente chiedo al paziente e quando mi devo allarmare? Esatto, la cosa che devi chiedere sono i sintomi, la durata dei
sintomi. Il discorso epidemiologico, chiedere contatti con positivi o con sospetti tali, ormai è saltato da diverse settimane, ormai essendo diventata pandemica, è difficile localizzare o rintracciare eventuali contatti certi. È chiaro che un contatto certo in anamnesi noto Aiuta. sicuramente è un fattore di rischio. Tra i fattori di rischio di questi malati abbiamo sicuramente il sovrappeso. Lo dico amaramente, in quanto anch'io ho un BMI superiore al limite consentito, malattie respiratorie, gli asmatici. Tra i giovani abbiamo trovato tanti, tra i più giovani dei nostri pazienti ci sono gli asmatici, per esempio, che magari hanno effettivamente una difficoltà respiratoria, tendono ad esaurire più rapidamente, malattie appunto respiratorie in generale, oppure gli anziani che hanno una serie di comorbidità, di patologie, soprattutto sul cardiovascolare. Che rendono ovviamente questa malattia più pesante. Gli anemici tendono a patire di più di tossia, proprio perché sono tendenzialmente anemici, però in linea di massima, per io, medico di medicina generale o di continuità assistenziale, il mio triage telefonico è essenzialmente incentrato sui sintomi. Se hanno i sintomi, il caso è sospetto. Quindi, come tutti questi casi sospetti, la gestione è essenzialmente sulla clinica. Se il malato non desatura o sta bene, appunto, se hanno a disposizione un saturimetro o semplicemente se hanno il sintomo della difficoltà respiratoria, il mio avviso è che sarebbe meglio comunque fargli fare un passaggio presso un pronto soccorso. Se invece dal punto di vista respiratorio, una cosa che si può far fare anche ai familiari è quello di contare la frequenza respiratoria. Quanti respiri fa in un minuto? Se i respiri sono superiori ai 18 e 20, questo è secondo me anche con una saturazione buona, potrebbe essere un segno di una malattia che ha comunque interessato i polmoni. E poi purtroppo il territorio non offre tante possibilità in termini diagnostiche e quindi ovviamente bisogna capire qual è veramente un paziente che ha fattori di rischio e che ha questi sintomi. Io credo che possa fare un passaggio in pronto soccorso, dove non è detto che venga ricoverato, cioè possiamo fare in modo di gestire questa cosa. Molto importante invece sarà gestire l'aspetto dei familiari, perché è una cosa che purtroppo capita molto al medico di continuità assistenziale o di medicina generale, un paziente poi che viene dato per positivo, magari inviato, eccetera, la paura è quella appunto di poter essere tutti contagiati. Bisogna precisare che ovviamente le misure di isolamento devono essere mantenute per tutti i contatti nei limiti ovviamente della sopravvivenza, questo deve essere chiaro, però una mascherina, un paio di guanti, eccetera, se fosse possibile, sarebbe sempre il caso di farglieli procurare. Una domanda particolarmente difficile, visto che ci sono certe aree, per esempio Lecchese, Bergamasca, Brescia, tutta la parte Mantovano, Lodigiano, eccetera, dove oggettivamente gli ospedali sono sotto uno stress enorme, entro quanto ci possiamo spingere a gestire questi pazienti, ad esempio telefonicamente? Perché purtroppo capita spesso che il paziente abbia ben più di una comorbidità, sia borderline, eccetera. In queste aree particolari, nelle aree in cui noi sappiamo che sono particolarmente sotto stress gli ospedali, come possiamo fare ad alleggerire il carico? Cioè, detto in altri termini, qual è la soglia per poter dire chiami il 112 oppure magari ci risentiamo tra 2 ore, 3 ore, richiami più tardi, insomma, Esatto, posso monitorare telefonicamente? la domanda è difficile, nel senso però in realtà ci sono un po', come sempre in medicina, quella che si chiama la gestalt, no? Cioè un po' anche chiamiamolo l'intuito, il senso clinico, ci sono dei pazienti che non ti convincono, che non ti piacciono, che per esempio già al telefono senti che fanno fatica a parlare, che non riescono a finire le frasi. A prescindere che loro poi ti dicano che non sentono magari una difficoltà respiratoria, questo è uno di quei segni telefonici che ti può far pensare. Io sono dell'idea che io lavoro appunto in un ospedale e lavoro in pronto soccorso in medicina d'urgenza, quindi sono ben consapevole dei carichi che abbiamo. Tuttavia abbiamo anche avviato una serie di percorsi per questi pazienti normalmente deambulanti e quello che è stata la mia esperienza in queste settimane è che purtroppo questa è una malattia molto aggressiva, molto veloce in alcune categorie di pazienti e a volte un ritardo potrebbe essere veramente pericoloso per la sopravvivenza del paziente. Quello che io dico quindi è essenzialmente cercare di capire la frequenza respiratoria è forse il parametro più utile in un triage telefonico, è una cosa facile da spiegare a un familiare e finché la frequenza respiratoria resta sotto i 20, l'ideale è magari provare a tenerlo a casa, soprattutto se a maggior ragione abbiamo un valore di saturimetria
a casa. Piuttosto possiamo organizzare una visita domiciliare con un saturimetro, se è passibile, se è possibile, glielo si può lasciare, e si decide, cioè glielo si fa provare in casa senza entrare, e sono piccoli parametri che possono aiutare. L'obiettivo, ricordiamoci, non è alleggerire l'ospedale, ma è curare i malati. Quindi, se il malato non vi convince, io non avrò mai da ridire se abbiamo fatto una valutazione in più in pronto soccorso, anche in un momento di overcrowding, di sovraffollamento, soprattutto nell'interesse del paziente. Non è un problema di mettere i pazienti da pronto soccorso. Tante volte la cosa più probabile è invece che vi troviate a gestire malati dimessi dal pronto soccorso o dimessi dalla medicina. Noi facciamo quello che fate voi, nel senso che avendo pochi test che ci possono dare una stratificazione prognostica, spesso il malato quando si sente meglio, quando non desatura, non avverte una dispnea da sforzo, a volte viene rimandato a casa. Di questi una parte, sicuramente non enorme, non considerevole, ma una parte, dopo alcuni giorni peggiora e torna indietro. E questo purtroppo è una cosa inevitabile in questo tipo di malattia, non potendo ottenere tutti per limiti fisici ospedalieri, ci capiterà di mandare a casa gente che vi contatterà, perché poi il loro punto di riferimento sarà proprio il medico di territorio. E quindi lì, anche lì insisto molto sull'aspetto della frequenza respiratoria come segno prognostico a breve termine. Ecco, quindi un paziente che respira sotto i 20, possiamo dire ok, ci risentiamo tra 6 ore, vediamo come va. Cioè, facciamo passare la notte, domani mattina rivalutiamo la frequenza respiratoria. Se il malato dovesse essere tachipneico, questo è un segno prognostico che secondo me non può passare, diciamo, sotto attenzione. Quindi magari alcuni, tipo una febbre, una tosse che è anche un po' invalidante, però che non modifica la frequenza respiratoria, li possiamo gestire, però quello che ci guida veramente è la frequenza respiratoria e la saturazione, Esatto. soprattutto da sforzo. Esatto, più Esatto, soprattutto la frequenza respiratoria più della saturazione a volte, perché la frequenza respiratoria è proprio un segno classico dell'ipossia, mentre un paziente potrebbe saturare bene perché lui è tachipneico e quindi riesce a compensare, okay? Però in realtà sarebbe comunque un paziente con una frequenza superiore, un paziente che satura, che ha 24-25 atti al minuto, magari riesce a raggiungere 96 di saturazione, però la domanda è come lo raggiunge? Lo raggiunge con 25-26 atti. Invece, in questo senso diventa forse uno strumento più pratico e più precoce rispetto alla situazione stessa. Certo. E una volta che noi abbiamo valutato il paziente, abbiamo ritenuto che sia necessario l'intervento del 112, quindi abbiamo chiamato il 112, abbiamo fatto chiamare il paziente il 112, il paziente viene portato in pronto soccorso che cosa succede a questo paziente? Gli urgentisti, chiamiamoli così, i medici di pronto soccorso, sono ormai purtroppo troppo pochi per gestire tutti questi malati, nel senso che purtroppo ne abbiamo avuti decine, e noi che di solito abbiamo delle competenze un pochino più avanzate rispetto ad alcuni colleghi per quanto riguarda l'uso delle CPAP, delle ventilazioni, siamo spesso stati distribuiti in aree di osservazione o in aree di ricoveri ad alta intensità. Per cui noi tendenzialmente il paziente che arriva in pronto soccorso viene stratificato in triage sempre con i parametri vitali. Un paziente con parametri vitali stabili, che mi auguro sia quello che eventualmente viene a contatto con voi e viene poi in pronto soccorso, viene visto a seconda delle unità, dai vari pronto soccorso, comunque da un medico, e spesso viene stratificato come con un'emogasa analisi arteriosa, con una lastra o un'ecografia del torace o entrambe, e con un test del cammino. Questo non posso parlare per tutti i pronto soccorso, nel senso che non conosco ovviamente tutta la risposta, però visto che è una risposta abbastanza comune, anche perché è un test abbastanza significativo, pazienti che hanno un buon emogassa a riposo, ma desaturano per esempio il test del cammino, è uno di quei segni che ci fa mantenere e trattenere il paziente, così come la lastra, che sembra banale, ma in realtà una lastra brutta, anche con buoni valori respiratori, è uno di quei fattori che ci dice magari di trattenere il paziente perlomeno in osservazione. Ecco, quindi di solito queste sono le tre cose che vengono fatte. Gli esami del sangue vengono fatti abbastanza di routine, ma come alcuni di voi già sapranno, in realtà gli esami del sangue sono poco significativi, nel senso che il quadro non è patognomonico, è comune a molte infezioni virali, però tendenzialmente abbiamo una linfopenia,
assoluta e a volte potrebbe esserci una leucopenia. Ci sono delle volte dei piccoli movimenti delle transaminasi, dell'LDH. La PCR di solito inferiore ai 7 mg decilitro, sotto i 10 in generale, quindi sono valori abbastanza comuni con le altre virosi, ecco. Quindi in linea di massima diventano poco significativi, soprattutto per decidere se trattenere o meno un paziente. Invece, appunto, la lastra brutta, anche con buoni valori respiratori, è un segno, come dire, è un warning che ci di solito suggerisce di trattenere il paziente almeno 24-48 ore per valutarne l'evoluzione in ambito di ricovero, ed è questo il motivo per cui abbiamo tanti ricoveri anche a bassa o a media intensità, nel senso che non tutti hanno insufficienza respiratoria, però a volte queste lastre o questi test del cammino positivi abbiamo visto che a volte hanno delle evoluzioni molto rapide. E anche nel giovane, ecco. Quindi sono questi i segni che poi ci permettono di trattenere. Il malato invece respiratorio grave viene ovviamente ossigenato, trattato poi insomma o con alti flussi o con CPAP, eccetera. Nei casi più estremi viene intubato, però quello è un malato che sicuramente sul territorio viene identificato già prima, Già ecco, prima, non detto certo. che possa essere il vero problema sono quelli paucisintomatici che però nascondono a volte dei quadri radiologici molto molto brutti. E che poi hanno un'evoluzione molto rapida, ed è quello il motivo per cui poi li stratifichiamo. A proposito dell'RX torace, io ho provato a vedere RX torace abbastanza, quasi potremmo dire negative, magari con un rinforzo della trama, ma poi alla prova dell'attacco invece con delle TAC particolarmente così, diciamo, con dei quadri di avete smegliato abbastanza franchi, ecco. Quindi, domanda, l'attacco la chiediamo o no? E se sì, quando? Allora, ottima domanda, nel senso che in realtà appunto il problema dell'ATAC è che l'ATAC è un esame impegnativo, è un esame che prende tempo, è un esame che richiede una radiologia dedicata e se non c'è una sanificazione profonda dello strumento e davanti a grossi numeri di pazienti diventa difficile usare l'ATAC. Conosco posti nel nord Italia dove per esempio fanno l'attacco praticamente a tutti, quasi come primo esame. Questo però secondo me deve essere considerato tra i rischi e i benefici, nel senso che ovviamente è un'esposizione radiologica importante in pazienti giovani, insomma, quindi bisogna capire quanto la quadro-TAC ha beneficio. Su questo la letteratura non è discordante, però ci sono varie opinioni, ci sono dei quadri TAC piuttosto chiari. Tuttavia la radiologia tradizionale e soprattutto l'ecografia io credo che possano dare dei quadri abbastanza chiari in termini di stratificazione del rischio. Per esempio nella struttura ospedaliera tendiamo a usare la TAC nei casi dubbi, pazienti con per esempio sintomatologia classica ma con un tampone negativo, allora la TAC ci permette di stratificare il rischio, oppure cioè, con un quadro TAC patognomonico noi li consideriamo positivi anche con un tampone negativo, oppure appunto nei pazienti che peggiorano, allora potrebbe diventare utile, non so in questo senso, capire, noi tendenzialmente ne facciamo poche in pronto soccorso, la Ok. riserviamo di più a casi più selezionati. Ti dicevo, ci sono altre opinioni tra vari specialisti, soprattutto tra i radiologi, ripeto, bisogna sempre valutare il rischio-beneficio, ci sono secondo me test meno invasivi che ti danno comunque una buona stratificazione, come appunto l'ecografia, Del come nel caso del torace. cammino. E la stessa radiografia del torace, in realtà, con dei bravi radiologi, ti può dare molte informazioni. Chiaro, non è una TAC, però ha un costo e un rischio per il paziente decisamente inferiore. Grazie, sei stato molto chiaro anche per il workflow che dovremmo seguire. Allega, che quadro vediamo? Il quadro classico del Lega è quello di un paziente tachipneico, quindi è un paziente che tende ad avere un'alcalosi respiratoria, un pH alto con una CO2 tendenzialmente bassa. E ovviamente il rischio è anche quello dell'alcalosi respiratoria, che si aggiunga che cosa? Ovviamente l'ipossia. Quindi il rischio di bisogna stare molto attenti sull'emogassa a interpretare bene i valori di PO2, nel senso che è ovvio che una PO2 è un numero e quindi va letto come tale, ma una PO2 bassa o comunque magari valore quasi accettabile, ma con un'alcalosi respiratoria marcata, come spiegavo prima per la frequenza respiratoria, il rischio è che quel paziente raggiunga quel 70, quel 75 di PO2 con una Troppo. fatica respiratoria notevole. E il rischio di questi polmoni, che appunto sono polmoni che
che tendono a diventare più pesanti, sono polmoni che sono inibiti, sono polmoni spugna che assorbono, e il rischio che il lavoro respiratorio di questi malati sia molto più importante rispetto ad altri tipi di malati, che quindi quella frequenza respiratoria sia, come dire, lo specchio di una fatica che, se non trattata tardivamente, il quadro che noi vediamo è quello di un'acidosi respiratoria, nel senso che i malati vanno in esaurimento, soprattutto i malati più anziani, per cui se dovesse presentarsi un malato che chiaramente è grave, nel senso che lo vediamo che arriva, che è già brutto, ma che dovesse arrivare con un quadro di acidosi respiratoria, intendo acuta, ovviamente, tranne i bronchitici cronici, eccetera, il Certo. rischio di questi malati è essenzialmente che siano malati tardivi, che siano malati già in esaurimento, ed è l'unica indicazione che noi vediamo di solito a delle ventilazioni non invasive, cioè usare la pileta. Ok, io mi collego a questo discorso chiedendoti allora quali sono i pazienti che una volta terminato questo workflow decidiamo di ricoverare, invece quali mandiamo a casa. Niente, ti dicevo appunto che quando arrivano e vengono stratificati con questi esami, noi li teniamo per, o se sono ipossici, ovviamente, cioè l'ipossia è quindi la richiesta di un'ossigenoterapia, la necessità di un'ossigenoterapia è di solito il primo dei motivi per cui poi questi pazienti restano. Pazienti che non dovessero avere l'ipossia, quindi un buon quadro, diciamo, anche un'alcalosi molto marcata, eccetera, tendenzialmente noi sono malati che consideriamo a basso rischio. Quello che ci permette di decidere se trattenere o meno i malati, quindi stiamo parlando di malati, chiamiamoli codici verdi, ovviamente, perché codici rossi, codici gialli tendenzialmente Quelli. restano proprio perché arrivano già i ipossici. Malato sono o un quadro radiologico già all'RX oppure un quadro all'ecotorace estremamente impegnato, quindi a volte ci sono dei quadri radiologici anche proprio di radiografia estremamente evidenti, con dei quadri interstiziali molto marcati, e questo, come ti dicevo, è uno di quei segni che il malato è più impegnato di quello che sembra dall'emogas, e che magari da lì nelle prossime 24-48 ore può ci stare. Motivo per cui la stessa RX brutta è un segno perlomeno di osservazione. Noi di solito mettiamo i nodi, valutiamo come vanno nelle 24-48 ore, poi si decide. L'altro invece motivo per trattenere, diciamo, un paziente è appunto la desaturazione del test del cammino. Quindi un malato con un RX, ma diciamo una eco non vagia, una buona emogas a riposo, ma che è desaturo dal test del cammino, è un paziente che comunque noi tratteniamo in area di bassa intensità, cioè un malato che comunque qualche giorno di ricovero lo fa, e con appropriata, diciamo, terapia di supporto, paracetamolo, idratazione, eccetera. L'obiettivo è vedere il test del cammino come va nei giorni successivi, e nel momento in cui lo dovesse migliorare clinicamente o anche solo il test del cammino, è uno di quei motivi per cui poi li dimettiamo. A questo proposito, un livello di saturazione che tu mi dici, vabbè, magari desatura 1 o 2 punti, lasciamo oppure lo ricoveriamo, puoi darci dei numeri che possono servire anche sul territorio? È difficile perché anche quello dipende molto da un paziente, cioè un paziente anziano tollera l'ipossia in maniera diversa di un paziente giovane, questo è chiaro. Io ti dico, il parametro che anche noi usiamo è più che altro la frequenza respiratoria, cioè al di sotto dei 20, 18-20 o al di sopra dei 18-20 a noi cambia molto in termini prognostici, in termini anche proprio di flusso, di trattenere o meno, quindi la frequenza respiratoria è quella che poi di fatto ci fa capire qual è l'emogas analisi del paziente. Punto 1. Invece sulla saturazione è chiaro che l'indicazione è che il malato saturi più di 94-96. È chiaro che un 94 in un giovane è comunque un segno che un polmone giovane sano che arriva a 94, magari in un non fumatore, è chiaro che è un valore che secondo me merita sicuramente qualche osservazione più prolungata. Tendenzialmente il 96-97 è un valore relativamente di sicurezza, se associato però soprattutto a una frequenza respiratoria normale. E per quanto riguarda invece la terapia, che cosa si fa? Cioè tendete Ecco, la terapia è un capitolo enorme. enorme, nel senso che, allora, come sai, non c'è indicazione intanto all'uso di antibiotici, nel senso che a meno che non ci sia il sospetto di una sovrainfezione batterica, e questo lo vediamo dagli esami, da una PCR o da una neutrofilea, tendenzialmente non vengono usati.
non esistono terapie registrate in questo momento per il trattamento del Covid-19. Quindi tutto quello di cui sentiamo parlare in televisione o anche nelle nostre strutture, eccetera, sono terapie sperimentali esatte essenzialmente con un approccio compassionevole, cioè sono usi off-label di terapia. Su questo devo dire che c'è stata molto confusione, nel senso che vari paesi hanno tirato fuori molecole un po' da tutte le parti, con diversi bersagli, trial su 10 malati, come trial di prova, che spingono le agenzie del farmaco piuttosto che gli enti regolatori a fare dei trial che in condizioni non di emergenza non sarebbero mai stati approvati. Ecco, quindi su questo ti dico, il classico esempio è stato quello di Caletra, che appunto è un farmaco assolutamente, cioè un farmaco che viene usato come terapia antiretrovirale, è stato lanciato immediatamente come una delle possibili terapie, è stato messo a tantissimi malati. E pochi giorni fa è uscita invece una review su New England che ha detto che non c'è nessuna evidenza che funzioni sui vari piccoli trial fatti da vari centri. Alcuni, quindi alla fine è stato tolto, come è stato messo, è stato tolto nel giro di una settimana. Altri, c'è cioè il discorso dell'idrossiclorochina, quello forse, come dire, più promettente per quanto i dati siano molto controversi. In questo momento non potrei dirti che c'è una terapia attuale. Ti dicevo appunto l'opinavir, il ritonavir, il caletra era stato messo e poi è stato tolto. L'idrossiclorochina viene Qualche continuata, domanda? soprattutto con l'idea di osservarne un miglioramento, ma non potrei dire di avere un'esperienza che mi possa permettere di dire che ha effettivamente, che era il placche nel nostro, che effettivamente c'è un miglioramento. Alcuni hanno pensato che, per esempio, alcuni anticorpi monoclonali, anti-interleuchina 6, adesso anche contro l'interleuchina 1, si parlava soprattutto del tocilizumab recentemente, adesso l'anakinra, cioè ce ne sono tanti, escono su 10 pazienti, uno dice che funzionano, bene, ha detto che funzionano, li iniziamo, però devo dire che francamente, ecco, io sono abbastanza scettico, cioè le infezioni virali tendenzialmente si risolvono da sole, noi quello che stiamo somministrando è sempre all'interno di trial regolamentati, ma non sono in questo momento in una posizione di dirti di terapia. Mentre piuttosto quello che, questo per quanto riguarda la terapia antiretrovirale, quello che invece vedo che funziona, e questo funziona su tanti malati, è essenzialmente la pressione positiva, quindi la CPAP, quindi una pressione positiva continua, mantenendo una PEEP di fine espirazione, quindi continua per tutto il tempo. Quello che più che altro, secondo me, più che un effetto terapeutico, rallenta sicuramente la malattia e permette di compensare il piano respiratorio. I malati, come sapete dalle statistiche nazionali, tra il 10 e il 20% richiedono trattamenti di terapia intensiva, sotto il 5% di questi malati viene intubato e la mortalità è sempre tra il 2 e il 5% a livello internazionale, poi è chiaro che dipende come contiamo i malati. Per cui insomma, su questo io ti direi quello che è la terapia, l'ossigenoterapia, la CPAP precoce, il mantenimento di questi malati permette un rallentamento della malattia respiratoria, permette il reclutamento di alveoli sani mentre alcuni sono afflitti dall'interstiziopatia. E quello che noi abbiamo notato è che sicuramente c'è un ricorso all'intubazione, soprattutto quando i posti di terapia intensiva sono ridotti, che è molto inferiore. Quindi questa non è chiaramente una terapia che possiamo fare sul territorio, però noi che eravamo abituati a vedere due, massimo tre CPAP al giorno, solo oggi, tra pronto soccorso e medicina d'urgenza, ne avevamo 16 al piano e 8 al piano di sotto in pronto soccorso. Quindi ci troviamo a dover ventilare in CPAP, poi non è una ventilazione, è un metodo di ossigenazione, però ecco, senza fare i pignoli, nel senso, ci troviamo veramente a sopportare molto questi malati con queste pressioni, e questo sicuramente fa del bene, ritarda la malattia, migliora l'ossigenazione e in alcuni casi permette di evitare proprio l'intubazione. Però diciamo che ad esempio sia sul territorio che eventuale una terapia da impostare in pronto soccorso, al di là della terapia sintomatica, quindi magari un paracetamolo per controllare la temperatura, un'eventuale idratazione, altre cose al momento di indicazione non ci Esatto. sono. Cioè non dare la terapia Ecco, antibiotica a ripeto, tappeto. alcuni colleghi ho visto che sul territorio hanno cominciato a dare l'idrossiclorochina,
ai pazienti sospetti Covid, lo fanno come un uso off-label, lo fanno e devono essere consapevoli che non siamo sicuri che funzioni. Ricordiamoci che, come tutti i farmaci, esistono degli effetti collaterali, esistono dei rischi correlati, l'idrossiclorochina ha delle interazioni con una serie di altri farmaci, sicuramente non è uno dei farmaci peggiori in termini di interazioni o in termini di effetti collaterali, però non dobbiamo mai tralasciare che utilizzare un farmaco che non siamo sicuri che funzioni e che può creare un danno è comunque una cosa, secondo me, dal punto di vista etico su cui dobbiamo riflettere. Dal punto di vista dell'idratazione, hai detto una parola giusta, nel senso che questi polmoni, come dicevo, tendono ad essere spugne, tendono ad essere pieni, l'interstizio si inibisce, poi la tachipnea, l'affanno permette, questi pazienti si disidratano proprio perché hanno una grossa perdita anche sul piano respiratorio. Quindi sicuramente l'idratazione, anche se non in vena, perché magari sul territorio è più difficile, sicuramente far bere molto i pazienti migliora sicuramente l'aspetto generale sistemico del malato. E la tachipirina, il paracetamolo, si può usare, non ci sono in realtà reali controindicazioni all'uso dei FANS, nel senso che non ci sono studi sull'argomento. Alcuni sono dubbiosi perché con altri coronavirus, ci sono state reazioni particolari. In questo momento però non c'è da nessuna parte una controindicazione assoluta. Ecco, quindi io suggerirei che sul territorio di essere il più osservazionali possibili, spingere sull'idratazione, sulle terapie di supporto e piuttosto su una sorveglianza. Capisco che molti malati chiedono una panacea, no? Chiedono il farmaco Certo. miracoloso. Mi chiedo se poi somministrare Plaquenil, idrossiclorochina a tutti, indistintamente, senza un controllo reale del malato abbia senso o meno. Ecco, poi magari gli studi diranno che era il farmaco giusto da usare, quindi forse avremmo dovuto, però forse in questo momento mi sembra un po' prematuro. Meglio una sorveglianza stretta e piuttosto un ricovero ospedaliero al momento giusto che secondo me una terapia a tappeto e per poi doverne pagare gli effetti con aritmie piuttosto che altri problemi. Chiarissimo. Tocchiamo l'ultimo punto, cioè una volta che il paziente è passato dal pronto soccorso, abbiamo deciso di ricoverarlo, io starei, visto che deve essere utile agli operatori, insomma, in generale non arriverei a parlare di cosa succede in alta intensità o in terapia intensiva perché è una cosa molto specialistica, quindi i pazienti lì sono affidati a degli specialisti, però può capitare che invece altri specialisti oppure specializzandi o neoabilitati o non specialisti lavorino nei reparti cosiddetti chiamati adesso Covid. In quei reparti che cosa è importante sapere e che cosa è importante sapere, ad esempio, monitorare, guardare, saper fare e sapere da un punto di vista anche teorico su questi pazienti? Allora, in realtà questi reparti, appunto, chiamiamoli di bassa intensità, sono utilissimi, sono fondamentali perché permettono di poter trasferire dei malati stabili dalle alte intensità, che sono in questo momento la grossa necessità, cioè il nostro grosso limite sono le alte intensità, dalla terapia intensiva alle medicine, appunto, più intensive, sono quelli che necessitano più sorveglianza, più tempo, eccetera. La bassa intensità ci permette di trasferire un paziente stabile, ma voi sapete che il paziente è sempre potenzialmente instabile, fino a prova contraria, in aree più di osservazione che effettivamente a livello terapeutico in realtà, i reparti Covid, appunto, a bassa intensità non è che rappresentino la frontiera di chissà che trial o che vengono fatti alcuni trial anche su questi pazienti a bassa intensità, appunto con i farmaci che citavamo prima. Però essenzialmente il ruolo della bassa intensità è l'osservazione. Non fidatevi di questi malati, e ve lo dico proprio da alta intensità, ma perché tanti malati stabili sembrano stabili e poi precipitano rapidamente. Il problema di questi malati, soprattutto chi ha ossigenoterapia, è che magari fanno 3-4 giorni che sembrano stabili e tra il quinto e il settimo giorno a volte hanno degli episodi acuti di ipossia, di stress respiratorio che richiedono poi il posizionamento di una CPAP. Quindi io cercherei di assicurarmi che nel mio reparto ci siano, parlo di bassa intensità, ci siano gli skills e la parte, come dire, tecnica per avere almeno una o due CPAP di emergenza per poter, come dire, trattare il paziente rapidamente. I colleghi anestesisti, purtroppo sono uberati e subissati, non è sempre facile averli rapidamente in reparto perché hanno anche altre urgenze, e
e magari stanno intubando pazienti in alta intensità, insomma, quindi non è a volte facilissimo contare sull'anestesista, non è, cioè, un professionale ovviamente, ma in termini di tempo, la CPAP ci permetterebbe veramente di dare, come dire, guadagnare quel tempo per cui poi arriva l'intensivista e decide cosa farne. Noi cerchiamo di fare un piccolo corso appunto sulla CPAP e sulla lettura dell'emogasa a tutti i medici che vengono nelle basse intensità, proprio per dargli un'idea di cosa faccio se il paziente va male. Se il paziente va male, l'unico modo è ossigenarlo. Ossigenarlo vuol dire incrementare l'ossigeno utilizzando come le 20 maschere, eccetera. E non è, noi nel nostro malato abbiamo bisogno di tre cose: uno, la FiO2, quindi la frazione di ossigeno, la percentuale di ossigeno, dobbiamo ossigenare il malato; due, abbiamo bisogno di flusso, e quindi il rischio degli occhialini o della reservoir, no? Della classica maschera con reservoir, e che sono comunque sistemi a basso flusso, sotto i 15 litri. Io ho un paziente tachipnoico che consuma 30-40 litri di flusso. Con una reservoir anche con FiO2 100% non sarà mai Certo. sufficiente a realmente ossigenarlo. Quindi i sistemi ad alto flusso che possiamo utilizzare sono delle 20 mask, che sono appunto le maschere di Venturi, con magari 40, 50, 60% di FiO2, quindi non altissima, ma comunque con la capacità di fare flussi di 30, 40, 50 litri. E questo potrebbe guadagnare tempo, una 20 mask, quindi ad alto flusso, ti può far guadagnare tempo per poi poter posizionare una CPAP. E che esistono vari metodi, dal casco alle maschere appunto con delle PEEP attaccate, che è la terza necessità di cui hanno questi malati, appunto quella di una pressione positiva. Quindi la vera sorveglianza, vi assicuro, so che l'ho già detto e che sembra magari una cosa banale, ma vi assicuro che il cardine di questa cosa è la frequenza respiratoria. Quando voi valutate il vostro malato in bassa intensità, guardate la saturazione, ma guardate la frequenza. Se ieri aveva 18 atti, oggi ne ha 20 e stasera ne ha 22, è un malato che sta peggiorando. E quindi il mio consiglio è di non aspettare che precipiti. Soprattutto i giovani tendono a compensare, compensano, 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 e poi a un certo punto, quando precipitano, precipitano in minuti. E quindi abbiamo avuto vari passaggi dalla bassa all'alta intensità, perché malati che sembravano stabili poi hanno dei quadri rapidi. Lì sono delle sorte di ARDS, eccetera, che vanno poi trattati sempre con delle pressioni positive o a volte addirittura con intubazione. Quindi mi raccomando, non tanto sulla terapia, che appunto vi dicevo è paradossalmente abbastanza banale: ossigeno, idratate bene il malato, così, ma sorvegliatelo. Sorvegliatelo sull'emogas, sulla frequenza respiratoria, cioè stategli dietro, perché il vero ruolo della bassa intensità è veramente la sorveglianza, perché questi sono malati che si impiantano, e quando si impiantano non è facile per noi, a men che meno per un neolaureato, neoabilitato, sicuramente tirarli fuori. Quindi il punto cruciale in questi reparti di bassa intensità, chiamiamola così, di degenza, è monitorare la frequenza respiratoria. E quadro emogas analitico, consigli di fare emogas magari seriate, scaglionate, insomma, secondo magari il paziente appena arrivato da PS, oppure no? Sì. Io l'emogast è il mio lavoro, insomma, quindi io, è uno strumento utilissimo che io amo molto nella mia pratica quotidiana, a maggior ragione adesso nei nostri malati respiratori. Il malato di bassa intensità è un malato o più fragile o comunque più stabile, che secondo me bucare ogni 6 ore per vedere come va, quando abbiamo dei parametri indiretti, potrebbe essere forse un po' aggressivo, mentre magari riservare questo trattamento ai malati più alta intensità. Ecco, il controllo dell'emogas dovrebbe, come dire, far apprezzare un miglioramento della calosi respiratoria e un incremento della PaO2 che si stabilizza a valori accettabili. Soprattutto come stratificazione, noi usiamo molto il rapporto P su F, cioè PaO2 su FiO2, che è più che altro per monitorare il malato, più che giudicare sempre pH o meno. Un P su F che migliora nel corso dei giorni è un segno che il malato sta andando nella direzione giusta. È ovvio che se io ho aumentato, sono passato dal 21% al 50%, il mio P su F, devo sempre ragionare su quello che ho fatto al malato e come sta andando. Però appunto, giusto l'emogas, non ne farei un abuso, nel senso che il rischio è di trovare pazienti con polsi tumefatti, estremamente sofferenti. E tante volte l'emogas, vi ho detto, non correla sempre con, per esempio, la dispnea da sforzo, piuttosto che con altri sintomi, che invece sono buoni fattori prognostici.
Quindi un dato obiettivo semplice, frequenza respiratoria. Punto. Così noi Però riusciamo. adesso il mio lavoro voleva essere Ma semplificare, ovvio certo, che assolutamente. se potessimo avere un monitoraggio con arteria in continuo, con emogassi seriati ogni ora, è chiaro, si potrebbe fare, però non credo che sia l'indicazione di questi malati. E per un medico non abituato a questo tipo di malato che si deve approcciare a questo tipo di paziente, io quello che posso dire appunto è che a volte con cose banali come può essere la frequenza e la saturazione, possiamo effettivamente vedere, non sono indicati i controlli radiologici seriati necessariamente. Ecco, l'ecotorace per chi lo maneggia invece è un buon altro indicatore di un avanzamento o di un miglioramento di una malattia in questo senso. Che possiamo, una volta impratichiti, possiamo utilizzare, fare anche volendo anche tutti i giorni, insomma, senza nessun rischio per il Esatto, malato. anzi, noi tendiamo a farlo tutti i giorni, l'ecotorace per quello che interessa a noi, quindi non di un livello particolare, ma per quello che noi cerchiamo, ha una curva di apprendimento molto semplice e nel senso che una volta dato qual è la cosa che dobbiamo vedere e quantificare il numero di appunto linee B piuttosto che di aspetto interstiziale del polmone, in realtà è un quadro che noi stessi possiamo apprezzare, secondo me, anche un neoabilitato, uno specializzando di altre specializzazioni che non ha magari la manualità sull'ecotorace. Una metodica semplice e una metodica che ha una grossa correlazione con la clinica e con la prognosi. Ovvio che l'ideale sarebbe riuscire a fare un piccolo pacchetto di formativo per tutti quelli che si approcciano anche alla bassa intensità. Ecco, noi ci stiamo provando, so che anche altri ospedali si impegnano, però con piccoli skills, non vi trasforma in ecografisti toracici, però quel tanto che vi basta per poter monitorare il malato. E ovviamente qualsiasi dubbio chiedete a un esperto. Siamo tutti sulla stessa barca e siamo lì apposta per aiutarci a vicenda. Insomma. Certo, anzi, colgo l'occasione per fare appunto un appello per la formazione, che farci acquisire queste skill importanti, se, ha proprio una ricaduta pratica su tutti, insomma, magari all'inizio è un po' difficile organizzare, ma poi aiuta veramente tutti. Ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo quando i pazienti sono per voi guariti. Come fate a dire questo paziente è guarito, può tornare a casa? Esatto, allora guarito si intende in realtà, come da definizione appunto dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Lingue Internazionali, un paziente che ha fatto due tamponi negativi nel giro di 24 ore. Quindi il famoso numero di guariti che vediamo tutti i giorni nel report delle 18 sono pazienti che hanno effettivamente fatto un doppio tampone e sono stati poi considerati guariti. Essenzialmente questi tamponi non vengono mai fatti a livello ospedaliero, nel senso che il malato per noi viene guarito clinicamente quando tornando indietro alle nostre inizio, la stessa cosa, un malato che ha una frequenza respiratoria normale, una buona emogas, eventualmente una lastra bella o migliorata, se viene fatta di controllo, ma che non ha dispnea da sforzo al termine del cammino, è un malato per noi timissimi, è guarito clinicamente. E vengono creati appunto o con le ATS o con le strutture ospedaliere dei tamponi di controllo a 15 giorni, che è un tempo piuttosto lungo, ma il grosso problema è che sembra che dopo circa 8 giorni dalla fine dei sintomi il malato non sia poi effettivamente più così infettivo, però il problema è che il tampone resta positivo a volte anche per lungo tempo e per scrupolo, forse eccessivo, ma comunque corretto in una strategia volta a limitare i contagi. Il malato viene mantenuto in isolamento fino a che non ha il doppio tampone, che come ti dicevo però è gestito più che altro dalle ATS o appunto dai day hospital, dagli infettivi, le malattie infettive, eccetera. Quindi per noi il malato che clinicamente è inammissibile è il malato appunto non ipossico, che non ha dispnea da sforzo e che non ha un quadro radiologico preoccupante. Tra l'altro hai sottolineato un aspetto importante, cioè che comunque è una patologia che è lunga da guarire, cioè uno non si deve aspettare di stare meglio oggi e il domani di essere dimesso, insomma di essere guarito, tra virgolette. Esatto, cioè il concetto è che un malato che viene ricoverato è un malato che comunque 4-5 giorni probabilmente si deve fare dentro, perché il malato che ha anche solo la dispnea da sforzo e che desatura al test del cammino è un malato che non migliora in 24 ore, è un malato che ha bisogno di 48, 30, 48, 72 ore per, secondo me, avere un primo miglioramento, sempre che la malattia progredisca in maniera corretta. Tenendo presente che noi li tratteniamo proprio perché una percentuale considerevole di questi in realtà poi peggiora nelle ore. Ed è capitato di gente che entrasse con buon emogas
e con solo un po' di desaturazione del cammino, altezza del cammino, che poi finisce in città dopo 48 ore. Ecco. Quindi non date niente per scontato, il malato che arriva in bassa intensità è un malato comunque a rischio, chiaramente meno rischio rispetto all'alta intensità, però è un malato che ha un'evolutività e il malato che è ancora sintomatico, meglio trattenerlo che lasciarlo andare a casa e vederlo tornare. Assolutamente. Io ti voglio ringraziare tantissimo per questa tua per aver condiviso con noi queste informazioni fondamentali, perché grazie davvero, molto pratiche, molto utili a tutti e ti chiedo magari di tornare quando sarà un pochino più tranquillo e vediamo come di parlare anche di argomenti un po' più parliamo di emogas magari al prossimo giro che in generale che secondo me sarebbe anche più rilassante per tutti. Davvero Alessandro, grazie mille. Grazie a te, grazie per questa opportunità, spero che possa essere utile un po' a tutti i tuoi spettatori. Assolutamente. Grazie mille e alla prossima. Grazie. In bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao ciao.